It's like rain. Vedi? L'avevi annunciata, eccola qua. Tutto torna. Allora, migliore serie televisiva. A consegnare chiamo Ettore Bassi, attore, tra l'altro di Carabinieri. Io non lo vedo. Ettore Bassi! Nulla... Ha fatto un bellissimo film con l'unica Abati donna, che si chiama Per non dimenticare. Siete dimenticati di invitarlo? Se vi siete dimenticati, io volevo tanto conoscere Ettore Bassi. C'è! Eccolo! No, lei è Luca Galvani, che non è donna. No, no. Ah, allora si sente pronto, anche come valletto, perché vedo che ma senza mi cade quando mi passa il tempo. Luca Galvani, non so si mette qua sotto sdraiato. Perché qua, in Italia, se un attore dopo un minuto non viene, ce n'è subito un altro, Ettore Bassi c'è? No, non c'è. Prende Luca Galvani, non è per un altro. Ha vinto tutto. Mio. Luca Galvani. Questa non era preparata. Sì, sta facendo tantissima fiction. Poi questa sera è particolarmente felice. Ce lo voglio dire. Vabbè, c'è un lavoro nuovo. Un lavoro nuovo, però lontano. Nel tempo, però si può dire, no? No, geograficamente. Ma lei i denti sono suoi o...? Sì, sì. Complimenti. No, perché proprio sono come se fossero rifatti, perché lei rimane in America. Sì, perché lei ha lavorato molto in America. Sì, lei viene dall'Actor Studio e anche dall'Isola di Famone, con due scuole. Sì, come veramente, proprio essere il culo del 40 ore, si dice in Toscana. Buonasera. Buonasera, Luca Galvani. Ma chi prendiamo? Allora, attenzione, premiamo. Eccolo qua, Luca. Perché Ettore Bassi ormai non lo voglio più nessuna parte, ma segnatelo, perché qua la vita è così. Lui rimane per fare il balletto. Vabbè, allora. Lei rimane un po' in ombra. Lei di dov'è? No, aspetti, questo deve consegnare. Ah, bravissimo, il balletto giustamente mi ricordo. L'ho studiato la questione se l'ha detto prima. Me l'ho ricordato questo. Lei è fantastica, perché ha una grande personalità. E, no, ormai sono tutte un po' uguali. Non trovi, Luca, sono tutte un po' uguali le attrici, un po'... Poi Alba, che sapete che ha una storia... Ma non vuoi delle mele qua? Ma perché vanno le mele? Ma le mele... Lei mi parla in America. No, dicono le mele. Che dicevi, scusa, che sono una cosa che mi guarda. No, dicevo la cosa che mi guarda, perché lei ha la storia con il tuo fratello del film. Ma che? Ah! Una finzione. Cioè, fidanzato, cioè. Quale? Stato fortunato di finzione. Ah, giorni e nuvole? No. No, riprendimi, bellissimo film, sei il protagonista. Bravo, io sono preparato, Sì. Cominciare con tutti noi. Anna Negri, bellissimo film. Questo è un pubblico composto, non ti preoccupare, Le chiamiamo sono così, tranquilla. Dov'è il mio valletto? È andato via. Ma molto averlo così, no? Grazie, sincerata, che è uscito fuori. Niente male. Allora, ti chiedo di vedere. Sì, ah, aspetta, ti faccio questo io, Vogliarmi un scopolo per il che meraviglia, ma io capisco che è una cosa. Questa è una cosa, le vallette no, per tutti perché no. Per tanti anni abbiamo quello di adesso, per tanti anni le vallette e poi basta. Vabbè, non vuole mangiare. Lei è un esperto, ma di qua, non è bambino. 900. 900! Ciao, dottor Mucci. Allora, intanto fa una domanda per te. Che c'è? Conosco lo vero, vai. Colpo di scena, carranca che sono scelto. No, aspetta, ma lo sai. La carranca che tu hai scritto. Una serie televisiva si chiama Questo è amore, sta girando adesso Riccardo Milani canzone di incassi con il mio camione, cioè, no? Ascolti, ti ascolto e sono incassi, vai, ha detto che Milani ha scritto anche il piano solo, senti, Riccardo Milani
E nel caso sto girando una serie televisiva lunga che si chiama Questo Amore, con un cast. Quel caso c'è Luca. Com'è la scena di Luca? Esatto, devo cambiare parte tutto con gli attori. Di solito dicono così. Io me le scrivo in bellissima ma entrare in scena, poi lo facciamo così, vabbè. Posso dire una cosa di questa serie? Quando lui l'ho chiamato perché mi hanno presentato questo progetto, ho fatto un incontro di Casa Milani, l'ho chiamato perché ho letto tre copioni, e mi ha fatto, ma sei sicuro perché non c'è nessuno in coma, non c'è nessuna categoria tipo i pompieri, i carabinieri, i poliziotti, ma andrà bene l'Italia, e secondo me è meraviglioso, quindi un applauso a Italia, vediamo. È meraviglioso. Secondo me perché questa è l'altra la puntata con un coma al momento. Adesso è il momento del miglior tipo di cofanetto, sì. Va bene, consegna il premio Luca Caetani, tu devi entrare qua, e io ti stavo sempre dentro. Luca Dalmari, è con noi per consegnare questo premio Luca Galvani. Grazie, ringraziamo, però questo è il tuo momento vero. Mi dicono che è arrivato Ettore Bassi che abbiamo invocato tanto. Ma Ettore Bassi in questo momento era un altro. Io mi ero immedesimato così bene. Ettore Bassi, lei è qui? È ormai troppo tarda. La vita del cinema è durissima, caro Bassi, noi la facciamo vedere. È come Trintignant. Lei è Trintignant. Buonasera. Lui è Trintignant. Buonasera. Ha preso il posto. Ciao, buonasera. Ciao, non ci conoscevamo. Io. Buonasera. Sì. No, perché? 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 No. Questo lo piazzo sulla porta. No, no. Io adesso mi metto lì sotto e sto nel buio. Mi piace, perché tu non sei la prima. Calvani, Luca, cioè presento Vera Belmont, che forse non c'è. Vuole fare un... Sta arrivando. Non le presento Luca Calvani, da pronto le servisse un lupo. Quanto è lupo, eh? Canagiano nel lupo? Io lupo danese, no, italiano. Sei mai italiano, no? Porto scritto. Ecco qua. Allora, il suo film è in uscita? Sì. Sì, 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 sì. Attenzione, c'è una cosa. Attenzione, dove va? Grazie, Luca. Sei veramente prezioso. Grazie. Complimenti, uno spettacolo importante. Grazie. Non importa. Perché non le veniva? Ah, erano gli altri che sbagliavano. Sì, io ogni volta la guardo. Meglio ci vede. Allora, sei pronta? Sì. Devo presentare Luca che è restato in Londra. Perché adesso ci ha fatto così, guarda. Non vuole.